Il romanticismo fu un movimento artistico e letterario di grande portata che nacque in Europa verso la fine del XVIII secolo e dominò la prima metà del XIX secolo coinvolgendo tutte le arti. Morte di Sardanapalo di Eugène Delacroix condensa numerosi elementi tipici del movimento in una gigantesca tela che raffigura il leggendario re Assiro Sardanapalo mentre assiste al massacro delle sue amanti, dei suoi schiavi e dei suoi animali. Dipinta con colori caldi e ricchi, l'opera è colma di sensualità e di violenza. Insieme splendida e atroce, provoca nell'osservatore sentimenti conflittuali. L'artista prese spunto dalla tragedia di Byron, Sardanapalo, pubblicata nel 1821, che prendeva liberamente le mosse da un resoconto dello storico greco Diodoro Siculo sulla storia di un semi-mitico re Assiro che regnò nel VII secolo a.C. Il sovrano condusse una vita all'insegna del lusso, ma passò all'azione quando il suo regno fu minacciato da una grande insurrezione. Seguì una devastante battaglia nella quale l'esercito del re fu sconfitto. Ritiratosi nel suo palazzo, Sardanapalo fece costruire una pira sotto il suo trono, deciso a sacrificarsi per non cadere nelle mani del nemico. Nella tragedia di Byron, Sardanapalo va incontro a una morte nobile, accompagnato dalla sua concubina favorita, mentre Delacroix inscena una fine più sanguinosa. Nella sua versione, il re ordina che i suoi tesori vengano distrutti e che le sue concubine, i suoi servi e i suoi cavalli siano uccisi. Nulla di ciò che gli ha procurato piacere durante la vita può sopravvivere alla sua morte. Il dipinto sfruttò la propensione del pubblico per l'orientalismo, una tendenza popolare in Francia dall'epoca delle campagne di Napoleone. E assecondava i preconcetti relativi all'est, in particolare la sua associazione al lusso, all'opulenza e alla crudeltà. Morte di Sardanapalo è l'opera più dichiaratamente romantica di Delacroix, e in occasione della sua esposizione al Salon di Parigi del 1828 fu accolta da un'ostilità quasi unanime. La critica derise la composizione confusa e deplorò la violenza e l'erotismo presente nel dipinto. Una delle obiezioni principali riguardava l'aspetto caotico del dipinto. Gli oggetti appaiono disseminati senza un ordine, le figure si ammassano nello spazio senza che ci sia chiaro dove poggiano. La posizione degli arti è talvolta inspiegabile e anche l'ambientazione della scena confonde l'osservatore. Nell'angolo in alto a destra si intravedono zone della città in fiamme, sebbene il sontuoso giaciglio dove disteso Sardanapalo suggerisca un ambiente interno, e solo dopo un'attenta osservazione si possono osservare i ceppi di legno che indicano che il letto del re è stato spostato su una pira. I critici del tempo attribuirono la confusione che pare caratterizzare il dipinto a una composizione frettolosa e negligente dell'artista. In realtà, Delacroix realizzò numerosi schizzi lavorando alla dinamica del gruppo delle figure e pianificando con estrema cura l'evidente caos. L'aspetto più agghiacciante del dipinto resta l'atteggiamento del re. Egli è il centro di un vortice distruttivo a cui lui stesso ha dato avvio e nel quale gli oggetti vengono rotti e gli esseri viventi massacrati su suo ordine. Eppure, circondato dall'orrore, il sovrano giace indolente e indifferente alle grida di chi gli è vicino. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.